Ma Napoleon è un buon film? No, il video potrebbe anche finire qui. Si tratta di una verità oggettiva e non discutibile, come 2 più 2 uguale 4, e mi dispiace che Phoenix, che è un attorone, ha dovuto lavorare su un'occasione perduta del genere. Che Ridley Scott con i film storici non sia proprio il massimo, lo sappiamo. Lontani sono i fasti del Gladiatore, anche quello con qualche imprecisione, ma tutto sommato un gran bel film. Ci ricordiamo tutti l'imbarazzante Le Crociate, riassumibile in cattolici cattivi, mentre i musulmani sono pressoché dei santi, già martiri. Un film che a livello storico era imbarazzante in tutto, meno che Baldovino e Saladino. Exodus, che è un film dimenticabilissimo, anche se mi rendo conto che rivaleggiare con Il Principe d'Egitto è dura, e potrei andare avanti, ma mi fermo qui che è meglio. Ma che succede quando Ridley Scott e la Apple si uniscono per fare un film su Napoleone? Succede questo. Ora, come descrivere questo film? C'è una scena di Jurassic Park in cui Malcolm, il dottore, guarda una montagna di merda. Ecco, è stato più o meno così. Io non so neanche da dove partire per questo film. Il film può essere interessante solo da tre punti di vista. Sceneggiatura, per la trama e i personaggi, accuratezza storica ed infine il comparto tecnico. Partiamo dall'accuratezza storica. Il film non dice quasi niente dell'ascesa politica di Napoleone. Due parole precise sulla sua promozione generale, due parole precise sul colpo di Stato, mentre l'elevazione a imperatore, che fu una cosa lunghissima e complicatissima, è risolta in letteralmente un dialogo che dura pochi secondi. Totale assenza delle campagne navali di Napoleone, della campagna d'Italia, di Spagna. Il film mostra quattro scene in croce in Egitto e tra queste scene c'è una battaglia praticamente ai piedi delle piramidi, cosa mai successa, in cui Napoleone, tra le altre cose, spara alle piramidi. Spara alle piramidi, bombarda le cazzo di piramidi! E mo' gli americani per decenni crederanno a sta stronzata perché il cinema è la loro forma principale di istruzione. Questo film, da un punto di vista storico, è fantascienza, mera fantascienza. Passiamo allora alla caratterizzazione dei personaggi. Questo film non si dovrebbe chiamare Napoleone, si dovrebbe chiamare Josephine. La vera protagonista è Josephine. Il film sembra letteralmente un film girato attorno a lei, con una scena iniziale senza di lei, giusto per giustificare il titolo. Se io vedo Napoleon, mi aspetto un film su Napoleone. Se no, me lo chiami Napoleone Josephine, oppure Josephine. Napoleone per cosa è noto ai posteri? Per la sua politica e la gestione dell'impero, o per il suo rapporto con una delle sue amanti? Ora, il problema grosso di questo film è che tutta, e dico tutta, propaganda inglese. Avete presente la propaganda che durante le guerre napoleoniche l'impero inglese faceva e che tutti gli storici, anche inglesi, ci confermano essere basata su quasi interamente bugie e che neanche nelle scuole inglesi degli anni 30 veniva più insegnata? Ecco, Ridley Scott, da bravo nobile inglese, sì lo è, cercatelo, ha fatto un intero film basato su miti e luoghi comuni di propaganda inglese. Napoleone bassissimo, che crea l'impero per compensare la sua bassezza e la sua debolezza fisica, Napoleone che strilla, perde il controllo della rabbia persino di fronte alla corte e agli ufficiali, Napoleone che agisce impulsivamente, senza riflettere, come un cane rabbioso, Napoleone avaro, che non accetta le critiche, che mente sapendo di mentire a se stesso, che a un certo punto dice «io non sbaglio», in preda a deliri di onnipotenza. Qualsiasi, e ripeto qualsiasi mito della propaganda inglese in questo film c'è ed è santificato come realtà storica, comprese delle vere e pesantissime mistificazioni, semplificazioni e bugie sulla vita di Napoleone. Ad esempio, Napoleone, per tutto il film, è un vero e proprio simp che lecca la foto dei piedini dell'OnlyFans di Josephine. Addirittura si mostra Napoleone che è in Egitto, viene tradito da Josephine e allora decide di tornare in Francia preso dalla gelosia. Falso. In realtà Napoleone scoprì del tradimento di Josephine e non solo non tornò in patria, ma si prese pure un amante in risposta, cosa che il film non mostra perché lo scopo del film è dire Napoleone era un incel. Napoleone tornò in Francia molto tempo dopo e lo fece per motivi politici, ossia che la campagna in Egitto era ad uno stallo, non poteva espandersi oltre e la Francia era in crisi gravissima. Ma no, si è mosso perché voleva simpare. Ovviamente zero, e ripeto zero, sugli importantissimi diritti che Napoleone diede agli arabi in loco, così come sugli sviluppi per l'egittologia, a parte una strana scena in cui Napoleone, sempre basso ricordiamolo, non era vero, era di altezza media per l'epoca, cerca di mettersi sopra una mummia egizia? Cazzo, almeno la propaganda inglese di fine Settecento faceva ridere, qua va a piangere. Oppure, Napoleone scopre il tradimento di Josephine, ma non solo non la punisce, si sottomette a lei, inizia ad autoinsultarsi sul suo ordine come un cagnolino masochista.
In realtà Napoleone ebbe numerose amanti, cosa che il film accenna senza mai mostrare, puta caso, e non c'è alcuna prova di un rapporto di sottomissione verso Josephine. Ancora, Napoleone viene mostrato come un pervertito quando dice allo zar che vorrebbe sposare la sorella, che ha 15 anni, e successivamente per il fatto che ha sposato la principessa austriaca, il tutto mentre continua a pensare a Josephine. Tra l'altro ricordiamo che Josephine era pure più grande di Napoleone, ma Scott ha chiesto un'attrice più giovane di Phoenix. Con continue scene di sesso, ma vabbè, è Hollywood, siamo abituati, in cui Napoleone dura pochi secondi, cioè sono pure didascalici, capito? Cioè, una scoreggia, no? In realtà, la stessa Josephine e le varie amanti e figli naturali di Napoleone testimoniano che la virilità di Napoleone tutto può essere meno che discussa. Inoltre, non capisco perché parlare del pene dei tuoi rivali, se hai argomentazioni. Non c'è alcuna prova che Napoleone e Josephine si amassero ancora dopo il divorzio. E in effetti risulta che rimasero semplicemente amici. Ed infine, Napoleone viene esiliato nell'isola d'Elba, ma quando viene a sapere che Josephine ha danzato amorosamente con lo zar, ecco che decide di partire per la Francia allo scopo di tornare con lei. Niente di più falso, la diceria che Josephine sia stata emotivamente infedele a Napoleone con lo zar non trova alcuna credibilità presso gli storici, anzi pare che questo incontro Josephine abbia implorato di andare in esilio con Napoleone e Napoleone si mosse, al solito, con tempi del tutto diversi e motivi del tutto diversi. Voleva la Francia, mica tornare a simpare. Ricordiamo tra l'altro che era sposato. Ecco, il film non dice nulla sul matrimonio, gli storici ci dicono molto caloroso, tra Napoleone e la principessa austriaca. È una cosa accennata e poi scartata. Infine, Napoleone smette di vincere quando scopre che Josephine muore. Cioè, questo film fa passare l'idea che l'ascesa di Napoleone è il supporto di Josephine. Le scelte di Napoleone sono simpare per Josephine e il declino di Napoleone è non c'è più Josephine. Questa è una inaccettabile, vergognosa e schifosa personalizzazione di processi socio-economici che coinvolgono milioni di persone. Siamo alle solite, la storia del grande, anzi del piccolo, uomo. Vabbè, Morte Bianca, stai esagerando, Ridley Scott sicuramente non voleva comunicare che tutte le azioni napoleoniche furono un tentativo di trombarsi la moglie. Napoleone è un uomo di cui sono sempre stato affascinato. È uscito dal nulla per governare tutto, ma per tutto il tempo ha condotto una guerra romantica con la moglie adultera Josephine. Ha conquistato il mondo per cercare di conquistare il suo amore, e quando non c'è riuscito l'ha conquistato per distruggerla, e nel farlo si autodistrusse. Ridley Scott. Ma che questo sia un film in cui la sostanziale morale è Napoleone schifo, viva sua santissima maestà, incest primo di Albione, non è evidente solo dalla ridicola propaganda ripresa per fatto, ma anche dai piccoli gesti. Napoleone è dipinto per tutto il film come un ometto sovrappeso, stanco, impacciato, timido, tremolante. Se voi contate tutte le volte nel film che fa una gaffe per frame, scoprite che ci sono più gaffe che frame. Ad un certo punto mi aspettavo che partisse splash e la sigla di Paperissima. Napoleone che scorreggia. Le mortacci vostri. Così è un cinepanettone. Napoleone che non afferra la presa del cavallo, sta scivolando, Napoleone viene perculato dalle bambine, Napoleone che gli tremano le mani, non ce la fa, incespica, ci ripensa, torna indietro, è un disastro continuo, è un film che vuole solo mettere in ridicolo Napoleone, non ha un solo, e dico un solo, momento di gloria personale, ci torniamo dopo su sta cosa. C'è una scena in cui Napoleone arriva a Mosca, ovviamente deserta, e c'è la sala del trono dello zar, piena di piccioni. Io qui ho detto, se lui si siede sul trono e un piccione gli caga addosso, questo film sta prendendo per il culo lo spettatore. Napoleone si siede sul trono e un piccione gli caga addosso. Questo è oltre il didascalico, questo è oltre il semplicistico, questo è sfacciatamente di parte. Questo è un film imbarazzante, è genuinamente imbarazzante, non fa ridere. Ma vuole tantissimo farti ridere. Mi aspettavo di sentire le risate preregistrate e Sheldon Cooper che dice bazinga. Però attenzione, signori. Questo film, io lo dico e non lo nego, è inferiore alla propaganda britannica. Perché la propaganda della perfida Albione tanti difetti aveva, ma almeno rappresentava Napoleone come un uomo che agiva per ambizione. Certo, lo mostravano come un nanetto, egomaniaco, insicuro, con problemi sessuali. E intanto suo nanetto si è preso tutta l'Europa, quindi ogni parola di propaganda antinapoleonica umilia di più gli inglesi di quanto non umili il personaggio stesso, però almeno era un uomo libero. Questo film manco questo mostra. Napoleone è tutti questi difetti, neanche un pregio, ed è pure un pupazzo nel film.
Ogni scelta che fa è determinata da altri. La promozione è un merito di suo fratello che lo spinge. La scelta di divorziare Josephine? Cosa? Un calcolo politico? Nah, lo ha pensato un politico, l'ha detto, va bene. Letteralmente ogni scelta di Napoleone nel film sono pressioni di altri. Napoleone non sa dire di no. Il tutto senza però raffigurarlo come vittima, ci torniamo alla fine. E poi è un film cringe. Io questo video non so ancora come intitolarlo, lo potrei chiamare Napoleon è cringe. È un film con queste continue scene che non fanno ridere, ma sembra che vogliano fare ridere. Le scene lunghissime di sesso, nonostante Napoleone duri 5 secondi, i tentativi di Napoleone che fallisce puntualmente, il generale inglese che dice «La vittoria è mia!» Cioè, questo film è proprio cringe! Un 14enne alt-right inglese che ha appena visto 2 ore di Little Dark Age edits sull'impero coloniale inglese avrebbe fatto qualcosa di più equilibrato e con meno bias. Ci sono scene dolorose da guardare per quanto sono cringe, e quella della colomba è sicuramente sul podio. Lì proprio il regista è arrivato nel film e ha detto «Pubblico, devi applaudire!» Che questo sia un film pessimo lo dimostra un semplice fatto. Il film skippa tutte, e dico tutte, le vittorie e le conquiste di Napoleone. Non le mostra, alcune neanche vengono nominate, tipo la Spagna. Il film mostra 2 vittorie per 2 secondi. La prima battaglia di Napoleone e Austerlitz. Basta! Invece il film spende 24.000 ore su Waterloo. Per la classica sega che gli inglesi ogni 20 anni si fanno per ricordarsi della loro vittoria su Napoleone, dopo anni e anni di sconfitte salatissime che il film skippa e riassume in poche righe. Waterloo, come ogni storico che ne sa qualcosa vi confermerà, è di tutte le battaglie di Napoleone quella più irrilevante. Il napoleonismo era già morto da tempo. In quella battaglia una vittoria di Napoleone è come una vittoria dell'asse nella Seconda Guerra Mondiale. Fisicamente impossibile. Invece, ad essere decisive, furono la campagna di Russia, su cui il film puta caso concentra comunque un botto di azione, e quindi la battaglia di Parigi. Quella fu la fine di Napoleone. Waterloo fu il semplice chiodo sulla bara. Ma siccome gli inglesi hanno subito sconfitte continue da Napoleone, e siccome quella della Sesta Coalizione fu una vittoria lunga, costosa, preferiscono concentrarsi tutta la storiografia inglese, che gli americani hanno ereditato e poi imposto a tutti gli europei i loro vassalli, su Waterloo, e ogni 20 anni tutti quanti devono farci il sedere e ricordarci quanto gli inglesi hanno vinto. Non lo so, ragazzi, un film su Napoleone che ci mette 5 secondi per tutta la sua carriera militare, gran parte della quale off-screen, e poi sta mezz'ora a mostrarti i gloriosissimi inglesi a Waterloo, a me non sembra un film. È pornografia, ma di quella brutta, quella triste, quella con le stepsorelle incastrate nelle step lavatrici, proprio banale, stantia, già vista. Alla fine del film c'è una scritta con cui mostrano tutte le battaglie, cito, condotte da Napoleone, condotte, vabbè, e tutti i loro morti. Cioè, come se ogni morto delle battaglie lo avesse personalmente causato lui. Cioè, i francesi suppongo si sparassero da soli. È come se Napoleone avesse dichiarato guerra agli inglesi, quando erano gli inglesi che, sin dalla rivoluzione francese, proprio non potevano sopportare, strillando, una democrazia in Europa. E strillavano! Ma d'altronde è lo stesso Ridley Scott a dire in un'intervista che secondo lui Napoleone è come Hitler. Che paragone di merda, veramente un paragone di merda. Chiunque sia uno storico si deve solo rivoltare. Ma d'altronde, per l'inglese conservatore medio, tutte le volte che l'Europa si è unita sono tutte un'unica amalgama uguale di hitlerismo. L'odio da parte di una parte del popolo inglese verso noi europei e dei nostri tentativi di unirci è stato sempre da loro visto come un pericoloso tentativo per il loro imperialismo. Da qui tutti i loro sgambetti, da quel coglione di Enrico VIII Tudor, a tutta la questione di Carlo V, a Nelson, la Thatcher, Boris Johnson. Lo splendido isolamento inglese è finito, piaccia o meno, che ne strillino gli inglesi, oggi l'Inghilterra è un paese del secondo mondo, isolato, economicamente debole e geopoliticamente irrilevante. Questo film mostra Napoleone come un sostanziale dittatore, paragonandolo a Cesare, altro brutto ricordo degli inglesi. Cesare venne, conquistò in 2 secondi grossi pezzi dell'attuale Inghilterra, salvo poi abbandonare quelle terre, da lui giudicate non interessanti. Ouch. Invece ricordiamo che la Francia, sia sotto la rivoluzione sia sotto la parentesi pur monarchica di Napoleone, aveva molti più diritti civili di quanto il resto d'Europa si sognasse. E di come il codice napoleonico è stato il modello per tutte le costituzioni. E dall'espansione di Napoleone si è ispirato, con i moti liberali e di liberazione, sia in Italia sia, in misura molto meno liberale, in Germania.
È grazie a Napoleone se le donne in Europa hanno avuto più diritti, se meritocrazia e mobilità sociale sono sotto di lui enormemente aumentate, se i popoli sono stati trattati per un attimo come popoli e non come numeri su una mappa da spartire. Vogliamo parlare di tiranni? Va bene, parliamo dei genocidi condotti dagli inglesi molti decenni dopo la morte di Napoleone. Che ne strilli istericamente il re d'Inghilterra, che ricordiamolo è tedesco. Insomma, signori, da un punto di vista storico, da un punto di vista di sceneggiatura, di filosofia, di politica, di psicologia, di scienza, di intrattenimento, questo film... è una cagata pazzesca! Bravo! 92 minuti di applausi! Io sconsiglio la visione di questo film. Nessuno vi ridarà le 3 ore di vita che avrete buttato guardando propaganda che era vecchia già all'epoca di Churchill. Io almeno ci faccio il video sopra, monetizzo. Fate un favore alla vostra intelligenza. Questo è un film che imbocca lo spettatore e lo imbocca di merda. La Apple, ancora una volta, ha messo il suo bollino su qualcosa di orribile. Se già era così nell'informatica, come poteva essere diversamente dal cinema, dove aveva già cagato con Asimov, ne ho parlato. Insomma, io mi sono detto, strano, un film con la Apple e il protagonista è bianco? Poi mi sono ricordato che il protagonista è cattivo e allora tutto torna. Phoenix ha per tutto il film un'espressione addolorata e ora capisco il perché. Stava pensando, che film di merda mi hanno fatto fare, porca puttana. Morte bianca però visivamente è un film spettacolare e porca miseria, togligli pure quello, diventa un crimine contro l'umanità. Con milioni di dollari investiti, questo non è un pregio, è una condizio sine qua non. Ce n'erano di critiche che si potevano fare a Napoleone, un sacco, che dura poco a letto, semplicemente imbarazzante, anche solo da menzionare, prima ancora che falso. Questo è, e qui vi dico la verità che nessuno ha le palle di dirvi, un film per l'inglese di classe media. Un film per l'inglese imbruttito, impoverito, arrabbiato, che ha votato Brexit e sperava di vedere l'Inghilterra che torna potente, no? L'inglese che odia l'Europa, che odia gli europei, odia la democrazia, nostalgico dell'impero coloniale. Un film per l'inglese a cui sta sul cazzo che la Brexit gli ha portato più migranti che mai. Più povertà che mai. Il tutto rendendosi nemico il loro principale partner economico, commerciale, intendo. Con le colonie che una dopo l'altra stanno scappando via, la Scozia che già è così, l'inglese che vota da 20 anni Tory, credendo alla propaganda sulla Thatcher. Gli inglesi, purtroppo, ragazzi, questo la storia ce lo conferma, hanno perso tutto, non gli è rimasto niente, e sono molto divisi. Ebbene, alcuni di questi inglesi preferiscono guardare al passato, invece di capire i problemi e gli errori del passato e andare avanti. E quindi questo film diventa una metafora di come la Brexit doveva andare, con gli europei sconfitti in ginocchio e Rule Britannia che governa un terzo del pianeta commettendo genocidi. No, sì, sì. Se il pound collassa ai minimi storici, per un conservatore inglese è comunque più piacevole distrarsi e pensare a quella volta 200 anni fa, 200 e passa anni fa, in cui le suonarono a Napoleone con un esercito che era tipo 5 volte il suo, ma vabbè, dettagli, dettagli minuscoli da europei. No bro, non capisci bro, è un capolavoro bro, tutti questi difetti sono in realtà volutissime e sottilissime metafore, 69 livelli di ironia. Sì, va bene, va bene. Comunque, ripeto, film esteticamente gradevole, però non usate questa argomentazione per dire che è un buon film. Per essere un buon film deve filare, e questo non fila. Vi lascio il link Amazon al libro L'arte del comando di Napoleone in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio TP, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione trovate anche il mio merchandising. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace ed iscriverti a questo canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video. Ah, un'ultima cosa. Lì, come cazzo si chiama? Wellesley, Wellington, Incheston, come cazzo si chiama, che dice a Napoleone: ah, è solo per poca misura che non vi abbiamo fatto affrontare il patibolo. Gli inglesi non potevano condannare a morte Napoleone. Si sarebbe rivoltata a mezza Europa e tornavano punto e da capo. Cioè non... vabbè, propaganda, propaganda inglese. Non potevano mettere alla fine Rule Britannia, alla fine del film, la bandiera inglese. Stronzate, film di merda.